Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale ritorneremo sulla vicenda legata agli LSU e LPU. La protesta per ora è stata sospesa dopo le promesse giunte dalla regione che ha assicurato una copertura finanziaria di almeno due mensilità. Domani vertice a Roma per discutere del processo stabilizzazione. Ed ancora le proteste da parte dei lavoratori in mobilità in deroga che da più giorni presidiano l'INPS di Cosenza. Parleremo dell'elettrodotto, la Ino-Ferroleto Rizziconi, al centro di un incontro al Ministero dell'Ambiente a Roma, di un incidente mortale verificatosi questa mattina a Catanzaro e di tanto altro ancora subito dopo il nostro sommario. Vi aspetto. La partita della stabilizzazione di LSU e LPU è solo la prima da giocare. In Calabria sono 7.000 i precari in servizio negli enti locali. Costano ogni anno 52 milioni di euro alla regione. Domani, primo vertice a Roma per trovare i fondi per le assunzioni. L'esercito degli ex lavoratori in rivolta. I sussidi dello Stato arrivano in ritardo. A Cosenza, nuova manifestazione davanti agli uffici dell'INPS. A Vibo, occupata la sala consiliare. Non siamo cittadini di serie B. I cavi dell'elettrodotto che passano nel comune di Montalto devono essere interrati. La richiesta del comune e delle associazioni al Ministero dell'Ambiente. L'impegno del Dicastero. Ne parleremo con Terna. Scontro frontale tra un'auto e un tir a Catanzaro, sulla strada provinciale Persiano. Nell'impatto ha perso la vita un impiegato di 33 anni. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due vetture. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano ancora la vicenda legata agli LSU e LPU. La protesta per ora è stata interrotta. La Regione ha assicurato la copertura finanziaria per il pagamento di due mensilità. Domani vertice a Roma per discutere del processo di stabilizzazione. Serve una legge per garantire l'assunzione nei comuni. La partita però degli LSU e LPU è solo la prima in Calabria. Pensate, sono 7.000 i precari e costano alla regione 52 milioni di euro all'anno. Ce ne parla Valentina Palmieri. Gli striscioni sono stati momentaneamente deposti. La tregua con l'iniezione di liquidità da parte della regione per il pagamento di due mensilità agli LSU ed LPU. L'ufficio ragioneria sta ultimando i conti, domani pomeriggio l'appuntamento è a Roma, riunione congiunta con i vertici dei dicasteri dell'economia, dello sviluppo e dei sindacati. La questione LSU LPU va affrontata una volta per tutte perché l'eco della protesta di ieri si è solo affievolita, non di certo spenta. La priorità è reperire i fondi per consentire i pensionamenti. 500 unità tra LSU ed LPU potrebbero andare in quiescenza. Potrebbero perché fino ad oggi non sono stati versati i contributi, quindi di fatto non ci sono le coperture per l'INPS. Poi bisognerà procedere con il percorso della stabilizzazione. È necessaria però una legge dello Stato. L'idea dei sindacati è riprendere un vecchio progetto che in passato ha dato buoni frutti. La norma del 2008 che ha garantito l'assunzione di LSU ed LPU nei comuni con meno di 5.000 abitanti. All'epoca trovarono impiego quasi 1.300 unità. Si potrebbero anche finanziare nuovi bandi per l'autoimpresa o per agevolare le assunzioni. Le strade sono diverse, ma l'obiettivo è uno solo, l'assunzione. Perché il bacino del precariato costa e alla lunga non dà garanzie, in primis ai lavoratori. In Calabria, 15 anni fa, tra LSU ed LPU si contavano 13.000 unità. Oggi sono 4.704. Costano ogni anno 60 milioni di euro, 22 pagati dallo Stato, 38 dalla Regione. LSU ed LPU sono la voce più consistente in Calabria del bacino dei precari che conta quasi 7.000 unità in servizio negli enti locali. E gli oltre 4.000 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, bisogna aggiungere 864 unità provenienti dall'ex legge 28, 310 somministrati, unità del settore informatico e 375 stagisti.
costano ogni anno 52 milioni di euro alla regione Calabria. Il loro futuro è perennemente in bilico, in attesa ciclicamente di un finanziamento e con una costante manca la copertura degli oneri previdenziali. La partita LSU-L+, è solo il primo passo, poi bisognerà andare avanti in direzione della stabilizzazione del precariato, con l'inserimento progressivo negli enti locali utilizzatori. L'idea c'è, bisogna solo trovare la copertura finanziaria, particolare tutt'altro che secondario. Ed il nostro giornale prosegue purtroppo con altre proteste. Da 10 giorni un gruppo di lavoratori in mobilità in deroga presidia la sede dell'INPS di Cosenza. Si sentono cittadini di serie B perché le istituzioni non si occupano del loro caso. Eppure lamentano 8 mensilità di sussidio arretrate. Gianluca Pasqua. Sono 9 mesi che ci prendono in giro. Vogliamo i nostri diritti. La pioggia non li spaventa. I lavoratori in mobilità sono decisi a rimanere davanti alla sede dell'INPS finché non ci saranno novità. E per novità non si intendono promesse, ma fatti concreti, ossia mensilità. Ormai qualcuno ha perso il conto. 8-9 mesi di sussidio arretrati. E se a settembre erano i libri di scuola per i figli a mettere in difficoltà le famiglie, adesso non si riesce a comprare neanche il pane. Stiamo parlando di 400 euro al mese. Che non, per riceverla ogni volta bisogna aspettare 5, 6, 7 mesi. Adesso basta, siamo stanchi. È la guerra tra poveri che si voleva evitare. I lavoratori in mobilità non possono far altro che pensare alla vicenda dell'LSU-L+, al blocco della 3 attuato in queste ultime ore, che ha provocato un'immediata reazione da parte delle istituzioni. Avevano promesso che nell'arco di questa settimana qua avrebbero sbloccato le 3 mensilità. Io dico che non solo l'esasperazione e la disperazione, adesso c'è pure l'illusione che creano nelle famiglie, che è ancora più grave secondo me di tutto questo, perché ogni famiglia adesso si sta illudendo che ste benedette 3 mensilità si sbloccano da un momento all'altro. Ma questo non è assolutamente vero, lo stanno dicendo e ripetendo, non lo so per quale motivo, sicuramente ci sarà qualche motivo sotto. La disperazione è comprensibile, la rabbia per le promesse disattese che hanno creato false illusioni una conseguenza logica. Ci mostrano gli articoli di giornale che riportano annunci di pagamenti e notizie di accordi sindacali, ma la situazione è ferma 9 mesi fa. Ad oggi ancora non c'è assolutamente nulla. Ma come si fa a lasciare una famiglia 8 mesi con figlia a casa senza un euro? Come si fa? E da Cosenza ci spostiamo a Vibo Valentia, anche qui oggi è stata una giornata di tensioni e proteste con l'occupazione della sala consiliare di un gruppo di ex lavoratori. Vediamo. Sono preoccupati, l'attesa si allunga e loro pensano che il Comune stia prendendo tempo per arrivare a risultati diversi. La loro preoccupazione è che possano essere scavalcati rimanendo senza lavoro e per questo, esasperati, hanno deciso di occupare il municipio con a fianco il segretario provinciale della UIL, Luciano Prestia. Sono i lavoratori con una mobilità in deroga che hanno prestato servizio all'interno dell'ente senza però percepire lo stipendio da 4 mesi. Chiedono il reimpiego per i prossimi 6 mesi, ora che la Regione ha trovato i fondi necessari per la prosecuzione del loro rapporto di lavoro. Perché siete qua? Siamo qui perché rivendichiamo la nostra richiamata, diciamo così, con le politiche attive all'interno dell'ente comunale, dell'ente amministrativo. Qual è la vostra situazione al momento? Al momento noi siamo dei percettori di mobilità. È stato bandito un bando con la Regione Calabria dove praticamente vengono stanziati dei soldi, il quale il Comune ha preso parte e contestualmente è presente in una graduatoria, dove praticamente prevede la presenza e la chiamata nelle cosiddette politiche attive di percettori di ammortizzatori sociali per un tirocinio della durata di 6 mesi. Quindi voi cosa chiedete al Comune? Essendo noi che siamo stati già, abbiamo già preso parte a questo progetto delle politiche attive, ora è stato rinoltrato questo progetto, richiediamo conferma all'interno dello stesso. Siamo 54, il Comune ha fatto già richiesta e ha pubblicizzato, tra virgolette, così, su carta stampata che ne avrebbe preso 65, però un mese, è passato un mese e mezzo e ancora non hanno fatto niente. Chiedono una corsia preferenziale avendo già prestato servizio in merito alla stipula del bando attraverso il quale si stabiliranno i criteri di impiego. Il sindaco li ha ricevuti, li ha ascoltati, provando a tranquillizzarli. Noi abbiamo fatto un bando, chiaramente abbiamo partecipato a un bando, abbiamo aumentato il numero dei soggetti da chiamare al Comune. Vorrei anche ribadire questa cosa perché il Comune di Vibo è stato tra i primi comuni
a sollecitare, anzi non il primo a sollecitare l'intervento della Regione per l'utilizzo di questi lavoratori, abbiamo ancora prima che si muovesse anche il Tribunale degli Uffici Giudiziari. Siamo stati sicuramente il primo comune, lo ricordo bene, che abbiamo sollecitato la possibilità di utilizzare questi lavoratori. Abbiamo cominciato con 20, con 30, con 40, 50 e siamo arrivati a 65. Poi sulla possibilità, sul modo di selezionare questi lavoratori ci dobbiamo ragionare un attimo, perché è giusto che seguano delle regole, è giusto che le regole siano condivise non solo dal sindaco ma dell'intera giunta. E su questo ragioneremo e stabiliremo dei criteri. La questione dell'attraversamento dell'elettrodotto Laino, Feroleto, Rizziconi nel comune di Montalto Fugo è stato al centro di un incontro tra il sindaco Ugo Gravina, amministratori comunali, rappresentanti di associazioni locali, i consiglieri regionali Mimmo Talarico e Carlo Guccione. L'elettrodotto attraversa alcuni centri abitati del comune di Montalto Fugo, le frazioni di Pianetta e Lucchetta, è scritto proprio nel comunicato, lambendo in alcuni tratti le abitazioni dei residenti. Ad oggi però, nonostante ripetuti appelli dell'amministrazione comunale, dei comitati di cittadini, di alcuni consiglieri regionali, nulla è stato fatto per trovare una soluzione al problema. Mentre sale la tensione tra i cittadini interessati dalla preoccupazione di ammalarsi per l'esposizione ai campi elettromagnetici. È utile ricordare che nella seduta del 29 marzo 2011 il Consiglio regionale all'unanimità aveva approvato un ordine del giorno che impegnava l'esecutivo ad assumere ogni utile, tempestiva e concreta iniziativa per una modifica dell'attuale tracciato dell'elettrodotto, ovvero per l'interramento dei cavi, per come lo stesso piano energetico della Regione Calabria espressamente prevede. Impegno del tutto disatteso. Nel frattempo la vicenda ha avuto anche risvolti giudiziari con l'iscrizione nel registro degli indagati di rappresentanti della società Terna Spa a seguito di denunce effettuate dal Comitato Cittadino Insieme per la Salute. Nel corso dell'incontro è stato chiesto ai rappresentanti del Ministero di valutare l'opzione di interrare i cavi dell'elettrodotto. Da parte sua il direttore generale si è reso disponibile ad avviare in tempi rapidissimi una verifica sulla fattibilità dell'intervento, convocando innanzitutto la società Terna Spa che ha realizzato a suo tempo l'opera. Ed ancora sangue purtroppo sulle strade calabresi. L'ultimo incidente in ordine di tempo è accaduto questa mattina a Catanzaro sulla strada provinciale Persiano, coinvolte nello scontro tre auto e un tir. Nell'incidente ha perso la vita un giovane impiegato di soli 33 anni, mentre un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Rosalba Baldino. La pioggia battente sull'asfalto bagnato questa mattina intorno alle 9, la strada che conduce al lavoro e riporta a casa, percorso interrotto per sempre. In un attimo l'incidente, la vita che si spegne. Si chiamava Alessandro De Micheli, 33 anni, l'ennesima vittima. L'uomo, sposato, padre di un bimbo di 3 anni, viveva a Sellia Marina in provincia di Catanzaro. Il 33enne lavorava per un'azienda di telecomunicazioni, era alla guida della sua Fiat Punto che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un auto articolato provocando una carambola. L'impatto fatale sulla strada provinciale di Siano, nello scontro coinvolte altre 2 vetture. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti nell'ospedale di Catanzaro. In gravi condizioni anche una ragazza sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. I lampeggianti di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale sul posto con il difficile compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, spiegare la morte che improvvisamente in un grigio mattino d'autunno è entrata in una casa e portato via il papà di un bimbo che, tornato dall'asilo, non lo troverà. Il nubifragio di stamane, il cielo come in un pianto a dirotto per un dramma umano e tanti disagi. La strada è rimasta chiusa per ore. A Rosarno un attentato con una bomba a mano è stato compiuto nei confronti del fratello del compagno della collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce. L'uomo è rimasto ferito ed ora si trova ricoverato nell'ospedale di Gioia Tauro, ma non è in pericolo di vita. La bomba a mano era stata posizionata sul cancello dell'azienda agricola dove lavora la vittima. Quando l'uomo ha aperto il cancello, l'ordigno è esploso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
minacciava e maltrattava i propri genitori per costringerli a dargli i soldi per comprare droga. Un 28enne con problemi di tossicodipendenza, del quale non sono state fornite le generalità, è stato arrestato dai carabinieri a Corigliano Calabro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. I carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Castrovillari. A Cosenza adesso per la replica del primario del Mariano Santo dopo la denuncia di un paziente il quale aveva riferito che recandosi nella struttura ospedaliera per una consulenza era stato costretto a portarsi persino le garze. Il primario adesso sottolinea è la conseguenza del fatto che dermatologia non ha più un reparto. Emilia Canonaco. Venerdì 1 novembre, un quarantenne arriva al pronto soccorso di Cosenza con ustioni al viso. C'è bisogno di una consulenza, è un giorno di festa e i dermatologi non figurano tra i profili medici per i quali si è prevista la reperibilità. Così, dopo la medicazione, il paziente torna a casa. Sabato mattina si reca al Mariano Santo, viene visitato ma non può essere medicato perché, gli dicono, mancano le garze. Lui allora esce, va in farmacia, compra con i soldi suoi l'occorrente e torna in ospedale. Se mi metto nei panni del paziente, a tutta la mia comprensione, il paziente sarebbe dovuto ritornare al pronto soccorso e lì continuare le cure prescritte dal nostro dermatologo. Impossibile contestare l'accaduto. Sabato 2 novembre, nell'unità operativa complessa di dermatologia del Mariano Santo, non c'era a disposizione neanche un centimetro di garza. Un paradosso che il primario spiega così. La dermatologia, per decisione della regione Calabria, non ha più posti letto. Dunque non abbiamo più noi farmaci da dover somministrare. Va bene che non si faccia più assistenza a letto agli ammalati, ma in questa unità operativa ci sono due ambulatori e una sala operatoria per gli interventi in day surgery. Possibile mai che manchi quanto necessario per effettuare una banalissima medicazione? Noi operiamo pazienti affetti da melanomi o da basaliomi e quant'altro, è chiaro quindi che le garze le abbiamo. Ma la sala operatoria, quando non si lavora, e noi eravamo in sabato e si proveniva anche da un venerdì, tutti i santi, festa, le garze o quant'altro, rimangono in sala operatoria, ben custoditi. Il primario pone l'accento sui risultati della sua unità operativa. Operiamo tumori della pelle da anni e non abbiamo mai ricevuto neanche una denuncia. Qualsiasi sistema può andare anche un attimino in crisi. Ma non è certamente la mancanza di una garza che ci fa arrabbiare. Qualcosa che fa rabbia c'è e brucia come un ustione. Un tempo la dermatologia era un reparto a tutti gli effetti con decine di posti letto. Ora non è rimasto neanche uno. Almeno un 6-7 posti letto andrebbero riservati per quelle patologie gravi che altrimenti, non risolvendole qui in Calabria, le andremo a risolvere fuori e poi la regione dovrà pagare non solo noi che stiamo qui, ma anche la degenza fatta in altre regioni. La struttura è vecchia, presto si apriranno i cantieri. Con la speranza che le prossime destinazioni siano più o meno accettabili o perlomeno degne di questo millennio. Sottoscritto tra l'ente Parco della Sila e la sezione calabrese dell'ente nazionale Sordi, un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rendere fruibile il parco a persone con disabilità uditive. Il servizio. Rendere i luoghi di visita e le strutture del Parco Silano accessibili anche a persone con disabilità uditive. E questo è l'obiettivo che si sono posti il Parco Nazionale della Sila e la sezione regionale calabrese dell'ente nazionale Sordi, che presso l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato hanno firmato un protocollo d'intesa. Già nel 2012 il Parco Nazionale della Sila aveva sottoscritto una sinergia con l'Unione Provinciale Cechi, arricchendosi del contributo e dell'esperienza delle organizzazioni che giornalmente lavorano per cercare di dare una mano ai soggetti portatori di disabilità, non solo promuovendo le bellezze naturalistiche del parco, ma favorendo la coesione sociale, la sostenibilità ambientale e la partecipazione nei processi di sviluppo locale. Garantire i diritti e dare opportunità a queste categorie di persone penso che sia un dovere da parte della pubblica amministrazione. D'intesa con loro, con i quali ho instaurato un buon rapporto di collaborazione, stiamo conducendo alcune essenziali battaglie.
La prima è quella di avere riconosciuta la lingua dei segni per creare una loro vera integrazione con il resto della società. Una seconda proposta concreta sulla quale stiamo lavorando è il riconoscimento del nuovo nomenclatore da assegnare a tutti i sordomuti che sono qui in Calabria, che sono circa 5.000. Inoltre, nel corso della conferenza stampa è stato mostrato un filmato realizzato nel linguaggio dei segni sul territorio e i beni del parco, che verrà proiettato al centro visita Cupone di Camigliatello Silano e nel centro visita Antonio Garcia a Monaco. Il prossimo passo sarà organizzare in primavera un grande raduno delle 5.000 persone calabresi con disabilità uditive che potranno ammirare i luoghi più caratteristici del parco, accompagnati dalle guide e dai traduttori. Abbiamo iniziato con i non vedenti, abbiamo tutta una serie di percorsi accessibili anche a persone con ridotta mobilità e adesso abbiamo iniziato su quest'altro fronte con l'augurio di fare qualcosa di utile per tutti, perché il parco deve essere fruito da tutti, le bellezze della nostra regione devono essere accessibili a tutti. Siglare un protocollo d'intesa fra ENS e Ente Parco è qualcosa che non ci aspettavamo. Realizzare questo progetto è per noi importante perché rendere accessibile il parco alla disabilità in generale, ma alla disabilità uditiva, che è una disabilità particolare, per noi è un risultato importante. Una delegazione di rappresentanti dei maggiori ristoranti russi ha fatto visita questa mattina all'Enoteca regionale della provincia di Cosenza, un momento di vera promozione per tutta la nostra regione ed in particolare per i vini della nostra terra. Sentiamo. A pochi giorni dalla sua inaugurazione, l'Enoteca regionale della provincia di Cosenza ottiene il suo primo risultato. Una delegazione di gestori dei principali ristoranti di Mosca ha visitato la struttura e ha molto apprezzato i vini che vi sono esposti. Da qui parte un accordo per portare i sapori calabresi in Russia, visto che i visitatori sono entusiasti di ciò che hanno assaggiato. Я в восторге, в полнейшем от того, что я увидел. Я уверен, что È rimasto molto impressionato, molto contento e sarà felice di portare un pezzo di questo sole, di questo paradiso di vini in Russia. Просто прекрасно, что такая винотека уже существует. È una cosa meravigliosa questa enoteca. Tanti vini sono presentati, sia locali, di tradizione, sia quelli delle vigne internazionali. L'Enoteca regionale della provincia di Cosenza sarà anche al centro di una serie di iniziative di formazione e non si limiterà alla promozione del vino. Si tratta appunto di partire da qui per rendere ancora più forte l'attrattività della nostra regione, ma soprattutto per aprire opportunità e spazi di mercati ai nostri prodotti. Nei prossimi giorni, entro fine mese di novembre, sarà organizzata una grande kermesse sull'olio con i produttori di olio del DOP calabrese e in quell'occasione avremo modo di proiettare un altro importante prodotto che vede la nostra regione appunto in sofferenza, di proiettarla sui mercati nazionali ed internazionali. Due scosse di terremoto di magnitudo 2.8 e 3.3 sono state registrate poco prima delle 18.30 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Cosenza. Le località prossime all'epicentro, rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, sono i comuni di Papasidero, Laino Castello e Mormanno. Dalle verifiche effettuate da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano per fortuna danni a persone o cose. A Catanzaro adesso per un appuntamento il 12, 13 e 14 novembre si terrà presso l'Università Magna Grecia l'evento Mind the Gap Festival. L'organizzazione è stata curata dal Book Club UMG, gruppo culturale promosso da Fabiola La Croce, Flavio Grandinetti e Roberto Sgro, tre giovani studenti. La manifestazione si svolgerà nelle tre giornate ospitando artisti di fama internazionale quali Raffaele Gualazzi, Paolo Mieli, Silvia Vallone, Niccolò Torrielli, Pino Aprile, Don Giacomo Panizza, solo per citarne alcuni. I professori ed esperti forniranno il loro contributo presentando tematiche di riflessione
e verranno riservati dei momenti per il dibattito ed il confronto. L'evento è aperto a tutti ed è assolutamente gratuito. Ed ora spazio al meteo. Ben ritrovati da CosenzaMeteo.it. L'animazione delle immagini satellitari di ieri mostra gli ammassi nuvolosi in discesa da nord-ovest, collegati al centro di bassa pressione, ora in transito sull'Italia, responsabile del peggioramento in atto. Peggioramento che comunque sarà breve e lascerà presto spazio ad una nuova fase di tempo stabile. Osservando la carta del tempo, infatti, si nota il vortice depressionario allontanarsi verso le coste libiche ed il nuovo avanzare verso est dell'anticiclone delle Azzorre. Sulla nostra regione, le correnti domani saranno ancora di origine atlantica, disposte da maestrale, prima di tornare ad orientarsi su quadranti meridionali nei prossimi giorni. Ma vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Domani, netto miglioramento del tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo locali addensamenti sul Regino, dove saranno ancora possibili locali piovaschi. Temperature in calo nei valori minimi, senza grandi variazioni le massime. Concludiamo con le mappe di mari e venti. Domani ancora molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio ma con moto ondoso in graduale attenuazione dalla serata. Venti tesi da maestrale e tramontana. Prima di salutarci vi segnalo la nuovissima webcam targata CosenzaMeteo.it installata a monte degli impianti sciistici di Camigliatello Montecurcio, che si va ad aggiungere alla rete di monitoraggio in continua espansione, consultabile sul nostro sito internet. Bene, per questa edizione è tutto, grazie della cortese attenzione, arrivederci. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque il nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio il regia Michele Cave, messo in onda Giuseppe Costanzo ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.